Eccoci di nuovo insieme, è il momento di parlare di sport nella rubrica che realizziamo in collaborazione con Fondazione per lo Sport. Parliamo di sport, o meglio di psicologia dello sport, psicologia che aiuta anche l'ambito sportivo. Ne parliamo con Luca Moratti del progetto Crescere. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dottor Moratti, intanto le chiedo cos'è il progetto Crescere, quali sono i collegamenti che la vostra attività ha con il mondo sportivo. Benissimo, allora vi ringrazio, intanto mi presento, io sono Luca Moratti, psicologo e psicologo dello sport e socio e dipendente della cooperativa Progetto Crescere, una cooperativa di servizi educativi e sanitari composta da un'equipe multiprofessionale. Che vede neuropsichiatri, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, educatori, pedagogisti e tante altre figure appunto nell'ambito sanitario. Noi siamo nati nel 2014 dalla fusione di due cooperative storiche del territorio reggiano, l'Arcobaleno Servizi e il Centro Nina Mazzaperlini. Oggi al centro della cooperativa c'è l'unicità della persona. E la lettura del suo bisogno e lo sviluppo di servizi che possano diciamo, aiutare l'individuo durante tutta l'arco della sua vita all'accrescimento del proprio benessere. Ed è proprio in quest'ottica che nasce questo nuovo settore di sviluppo denominato Skill Mind Sport. Ecco, cosa Nasce. significa? Cosa fate poi nel concreto e con chi? Allora, noi stiamo sviluppando alcuni servizi che nascono appunto da questa condivisione di obiettivi, di finalità con la cooperativa stessa, ovvero quella principale come lo sport l'esercizio fisico, l'attività fisica e tutto quanto possano accrescere il benessere della persona, dell'individuo durante l'intero arco della vita. E all'interno di questo mondo, il mondo sportivo, non sempre c'è la lettura di questa grandissima potenzialità che lo sport può dare. Ne è un esempio quello che è successo lo scorso fine settimana a Pesaro su un campo da calcio. Quindi Skill My Sport vuole aiutare tutti gli interlocutori ad una maggiore consapevolezza di tale potenzialità in modo da permettere la crescita dell'individuo in tutto il suo percorso di sviluppo. Queste Ecco, sono le linee. Dica, dica. voi lavorate, diciamo così, sia con gli agonisti, ma anche con i non agonisti. In che modo in queste due diverse, diciamo, attività il vostro supporto, i vostri servizi possono aiutare le persone? Allora, abbiamo allo stato attuale definito tre servizi differenti, uno rivolto appunto agli atleti agonisti e preagonisti, nel quale abbiamo costituito un modello che vada ad analizzare alcune competenze, alcune capacità, alcune abilità che l'atleta ha già sviluppato o deve ancora sviluppare. L'analisi si concentra inizialmente su cinque aspetti principali, che sono la consapevolezza di sé, la preparazione alla gara, la motivazione, il connubio tra mente e corpo e lo stato di benessere un pochino più generale. In un secondo momento c'è un percorso che va a potenziare o a ritrovare queste abilità. D'altra parte, invece, in quello che è l'ambito non agonistico, abbiamo due servizi, uno rivolto al discorso sport e disabilità, inclusione, quindi dove le attività motorie e l'attività sportiva, eccetera, possono diventare un fantastico strumento per questi ragazzi, queste ragazze, bambini e bambine, per permettere di allenare sia il corpo, ma anche attraverso divertimento e gioco, quelle skill quali concentrazione, attenzione, flessibilità cognitiva, rispetto delle regole, dinamiche di gruppo e via dicendo. Senta, Quindi, dottore, c'è scusi. nel nostro paese, nel nostro territorio, una sensibilità che cresce anche rispetto a questo modo di lavorare in ambito sportivo, anche appunto col prezioso contributo di voi professionisti? Sta cambiando qualcosa?
Assolutamente sì, e io sono già alcuni anni che collaboro con diverse società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, cooperative, atleti e dicendo ci stiamo appunto costruendo abbiamo costruito questi vari servizi insieme ad altri professionisti del settore e psicologi dello sport e non solo, e tante società sportive stanno richiedendo questo tipo di servizi. E una società sportiva storica del nostro territorio, sono anni con i quali collaboriamo, abbiamo collaborato anche in modo molto forte durante prima il lockdown, successivamente quelle che sono state quei periodi degli allenamenti individuali che hanno caratterizzato lo scorso anno sportivo, e abbiamo sviluppato un bellissimo progetto relativo in questo caso qua alle life skills, quindi quelle abilità che vengono definite dall'OMS in tre macro aree: emotiva, cognitiva e relazionale, e oltre a lavorare direttamente con i ragazzi attraverso laboratori, attraverso allenamenti specifici, all'interno di questo ambiente abbiamo inserito tutti i componenti, tutti gli elementi che ci sono in una società sportiva, perché quella è la vera forza e quello è il vero passo che dobbiamo fare e che si sta cercando di fare, ovvero tutti gli elementi, allenatori, dirigenti, genitori, preparatori atletici e via dicendo, che collaborano per costruire un linguaggio comune che permetta al bambino, alla bambina, al ragazzo e alla ragazza di crescere e a crescere il proprio benessere proprio attraverso la pratica sportiva. Lavorate molto anche con le scuole calcio, in particolare c'è un progetto che state portando avanti da un po' di tempo proprio con una scuola calcio, era quello che lei citava prima. Assolutamente, assolutamente sì, se posso entrare un pochino più nel dettaglio, questo progetto appunto sulle life skills, cosa ci ha permesso di fare? Ci ha permesso di collaborare con tutto lo staff tecnico di Che questa società società? sportiva. Il Santos, una società di calcio di Reggio Emilia, e ci ha permesso di lavorare con tutto lo staff tecnico col quale abbiamo delle confronti continui. E confronti sia momenti formativi che di condivisione di altre informazioni, e all'interno di questo progetto abbiamo inserito, come dicevo prima, sempre anche le figure genitoriali attraverso momenti formativi, momenti di condivisione, ma soprattutto tantissimi laboratori con i bambini e con i ragazzi. E questo cosa ci ha permesso di fare? Ci ha permesso di cercare di allenare abilità attraverso il gioco e attraverso lo sport che normalmente alcuni allenatori forse già vanno a sviluppare, ma senza averne la consapevolezza, e questo permette sicuramente uno sviluppo a 360 gradi, sia in ambito sportivo, ma anche e forse soprattutto, visto che come dico sempre, dei calciatori ne uscirà uno forse professionista, ma da questa qua usciranno gli uomini del domani, da questa società, e di conseguenza lavoriamo anche in quest'ambito. Senta, sviluppate anche dei progetti con le scuole? Allora, Progetto Crescere storicamente collabora con le scuole sotto tantissimi aspetti, e quindi quello che può essere i percorsi di affettività, screening, percorsi sulla prevenzione del bullismo, e in questo periodo stiamo lavorando anche molto su quello che è la prevenzione delle problematiche che ci dà la rete, i nuovi social network, sportelli scolastici. All'interno dell'ambito sportivo stiamo per progettare e portare. Questo è uno dei servizi che andremo a sviluppare nel prossimo anno sportivo e scolastico, delle attività anche proprio da sviluppare in palestra, quindi per mettere insieme l'attività motoria all'attività psicologica e far sì che la sinergia continui ad accrescersi. In particolare, volevo anche farle alcune domande proprio sui servizi, diciamo così, personalizzati, nel senso che le volevo chiedere uno sportivo che si vuole preparare, che percorso fa? Voi partite proprio dall'analisi del suo caso e poi sviluppate, diciamo, capacità che riguardano la consapevolezza del sé, la preparazione alla gara, la motivazione. Come Assolutamente, avviene allora. questo e quali benefici? Cioè, alla fine, come ci si ritrova dopo aver affrontato questo percorso? Quanto dura? Che impegno c'è?
Allora, il percorso base ha una durata di 10 incontri. Durante questi 10 incontri, noi attraverso una batteria di test standardizzata abbiamo l'intenzione di andare ad analizzare questi ambiti di cui parlavamo prima. Una volta trovati i punti di forza e i possibili punti di sviluppo che ogni atleta ha in sé, cerchiamo di lavorare per sviluppare attraverso metodologie, anche queste qua, già conosciute nel mondo dell'attività sportiva, per far sì che quello che nasce, che cresce, sia il benessere personale, sia sociale che sportivo dell'atleta per raggiungere la massima performance. La prestazione diventa comunque anche in questo caso, ma anche nel caso dei bambini, un pochino quello, possiamo dire, per il suo significato più profondo, ovvero il miglioramento sotto tutti gli aspetti che possa aiutare a raggiungere quelli che sono gli obiettivi. Ogni atleta ha degli obiettivi differenti. Noi in questo momento abbiamo alcuni atleti che sono in carico e questi atleti qua, ognuno ha un suo percorso già raggiunto e degli obiettivi da andare a ridefinire e a raggiungere durante quest'anno sportivo o la prossima stagione. È chiaro che l'analisi ci permette di Ivo, trovare quei punti di forza. quindi è un aspetto anche per i più piccoli, anche di carattere educativo. Assolutamente sì, ha questo grandissimo valore. Come dico, la performance non è solamente quella che viene intesa come raggiungere la medaglia d'oro alle Olimpiadi, come siamo stati fortunatissimi quest'estate, ma a livello di performance è proprio un raggiungimento di un obiettivo che ognuno si può andare a definire. Anche all'interno del discorso del progetto disabilità, è chiaro che i ragazzi e le ragazze che verranno all'interno di questi progetti hanno degli obiettivi che sono assolutamente raggiungibili attraverso le loro capacità e le loro competenze, come potrà poi essere arrivare alle Paralimpiadi. Lei prima citava e ricordava anche il tema dello sport che spesso trova spazio nelle pagine di cronaca perché l'aggressività, i comportamenti scorretti che spesso non sono tanto dei ragazzi in campo ma sono dei genitori o degli adulti trovano spazio nella cronaca. Ecco, come fare? È possibile, e grazie al vostro lavoro, arginare e trovare una dimensione diversa a questa aggressività che troppo spesso vediamo nello sport. È fondamentale. Questo qua è uno dei primi obiettivi che anche i servizi che diamo allo sport di base ha, in quanto non possiamo pensare come qualche altro professionista, forse in maniera scherzosa, va detto che l'atleta perfetto è quello che non ha i genitori. No, è proprio l'esatto contrario. È colui che ha dei genitori che, come dicevo prima, hanno un linguaggio comune per accrescere il benessere del bambino e della bambina o della giovane atleta e soprattutto che si sa comportare in maniera adeguata rispetto a quelle che sono le richieste, le necessità che i giovani atleti hanno in campo, perché noi crediamo ogni tanto che i bambini hanno bisogno di sentire delle urla ed essere incitati. Un bellissimo progetto che abbiamo fatto con un'altra città sportiva del nostro territorio ci aveva detto proprio, aveva sconfessato tutto ciò, aveva detto che il bambino ha semplicemente bisogno di supporto, mai di insultare nell'avversario, nell'arbitro e via dicendo, cosa che sfortunatamente sentiamo spesso. E quindi su questo, attraverso corsi di formazione, momenti di confronto e con i dirigenti, gli allenatori e i genitori, stiamo cercando di lavorare in quest'ottica e sicuramente speriamo di trovare delle bellissime risposte. Al momento sicuramente ne abbiamo viste tanti comportamenti adeguati in questo nuovo anno di ripresa dell'attività sportiva anche a livello di competizioni. Anche perché, come lei ricordava prima, sappiamo anche quanto il Covid abbia pesato e abbia reso ancora più così difficili, abbia acuito questi comportamenti. Prima di salutarla, dottor Moratti, voi siete diversi professionisti, come si fa a contattarvi sia per quanto riguarda le singole famiglie, ma anche per le scuole, piuttosto che per le società sportive? Allora, noi abbiamo la mail istituzionale che è info@progettocrescere.re.it e c'è la mail specifica del nuovo settore che è il skill mind sport @progettocrescere.re.it e poi sul nostro sito www.progettocrescere.re.it potete trovare tutti i riferimenti e recapiti telefonici ai quali potete contattarci e oltre a questo potete anche guardare tutti i servizi anche non in ambito sportivo che la cooperativa offre al territorio reggiano e non solo. Grazie per essere stato con noi e per averci spiegato qualcosa di più sul progetto. A Grazie presto! a voi.